Amante del bello e dell'arte, regina della moda, simbolo del carisma femminile, interprete moderna del potere. A 500 anni dalla nascita, Eleonora di Toledo, duchessa consorte di Cosimo I de' Medici e figura fondamentale della storia di Firenze, non smette di stupire. A pochi giorni dalla chiusura della fortunata mostra a Palazzo Pitti, il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università di Firenze, attraverso la compagnia teatrale universitaria Binario di Scambio, in collaborazione con Galleria degli Uffizi e Comune di Firenze, ha organizzato la lettura scenica della Duchessa Consorte Leonor e delle sue opere, nell'auditorium Vasari del Piazzale degli Uffizi. Oggi possiamo saldare una grossa pagina della storia fiorentina con lo spettacolo. Una serie scelta di documenti d'archivio verranno restituiti grazie ad una trasposizione drammaturgica. L'evento è stato promosso e realizzato nell'ambito delle attività di spettacolo dell'Ateneo. A dare voce alla duchessa ispano-napoletana, in base alle ricerche archivistiche di Eleonora Faricelli, l'attrice Giulia Rupi, accompagnata dal violino di Gabriele Centorbi.